In occasione della settimana contro la violenza di genere, il Polo Treffano insieme alla Scuola Padalino, Nuti e Liceo Scientifico hanno aderito a una campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno sociale. Nello specifico, gli studenti hanno realizzato un banner grafico installato sulla fiancata di un pullman messo a disposizione per l'occasione da una ditta di trasporti. Ho fatto diverse ricerche su questa specifica arte. Nel mio lavoro ho voluto evidenziare la gravità della violenza sulle donne e in pratica diciamo che questo filo, perché è una cosa tutta unita, è un filo che disegna una sagoma maschile che rappresenta il volto di un uomo e dalle sue labbra continua questo filo spinato che arriva fino alla gola della donna che la strangola e in pratica sta a significare che la violenza, cioè le parole fanno male quanto la violenza fisica. E come sfondo ho scelto il colore rosso, che rappresenta per me il colore dell'amore, ma anche del sangue. E come slogan ho scelto "Tagliamo la violenza con queste forbici che tagliano il filo spinato". Volevo mandare il messaggio che tutti noi dobbiamo tagliare, dobbiamo essere uniti per tagliare questa violenza sulle donne e sulle ragazze. L'iniziativa, fortemente voluta dagli studenti che hanno prodotto una serie di bozzetti grafici, vuole rappresentare attraverso l'arte il fenomeno della violenza e sensibilizzare la comunità in difesa dei diritti delle donne. Abbiamo aderito a questo progetto Sicuramente Donna, che ha un respiro nazionale perché ci sono dei lavori che vengono presentati anche in Senato, ma soprattutto all'interno della scuola con i ragazzi della quarta B di grafica del professionale, abbiamo utilizzato la loro creatività grafica proprio per parlare dell'argomento. Il pullman ha stazionato in un primo momento al Pincio, dove erano presenti oltre a docenti e studenti anche la polizia locale. Come figure istituzionali siamo sempre presenti e a disposizione per qualunque fenomeno e problema si possa verificare sul territorio. Altro momento significativo della campagna itinerante è stata la lettura di alcune citazioni da parte degli studenti. Chiunque nella vita affronta momenti duri non deve mai perdere il desiderio di vivere, perché la vita vale sempre la pena di essere vissuta. Bisogna intervenire negli anni della formazione e offrire ai ragazzi anche esempi maschili che incarnino valori positivi. Alle donne voglio dire, voletevi bene, tanto, tantissimo, è questa la chiave. Se ti vuoi bene non consenti a nessuno di trattarti come uno straccio. Dovete credere in voi stesse. Sappiate che ogni atto di violenza subita non dipende mai da voi che amate l'uomo sbagliato, ma da lui che lo commette. Memories bring back memories.